Buonasera e benvenuti a una lettura al giorno. Ho appena finito di leggere Il canto di Penelope di Margaret Atwood e l'ho praticamente divorato, quindi è un libro che assolutamente vi consiglio di prendere e di divorare anche voi. Già, insomma, è proprio bello, bello tutto, scritto benissimo e tra l'altro le 12 ancelle che Odisseo uccide dopo che ha ucciso i Proci sono quelle che in questa narrazione rappresentano il coro e sono veramente, è un coro molto interessante. Siamo le ancelle, ci hai condannate, ci hai ammazzate. Nell'aria appese, lo spasmo ai piedi non era giusto. Regine, dee o prostitute, tutte le hai godute. Cosa abbiamo fatto rispetto a te che ci hai dannate? La lancia avevi e la parola al tuo comando. Noi raschiavamo i pavimenti, seggiole e scale. Sporchi del sangue dei nostri amanti, chine in ginocchio. E tu guardavi i nostri piedi nudi nell'acqua. Non era giusto. Tu la leccavi quella paura. Te la godevi. La mano alzata, tu ci hai guardate. Nell'aria appese, ci hai condannate. Ci hai ammazzate. Poi è tutto un libro che è in prima persona, è Penelope che parla, quindi è proprio lei che parla di se stessa, lei è già nel mondo dei morti e quindi ricorda la sua vita. Da dove cominciare? Le possibilità di scelta sono due, cominciare dall'inizio oppure no. Il vero inizio è l'inizio del mondo. Poi a una cosa è seguita un'altra, ma poiché a questo proposito le opinioni sono discordi, comincerò dalla mia nascita. Mio padre era Icario, re di Sparta. Mia madre era una naiade. A quel tempo le figlie delle naiadi erano considerate di poco valore, se ne trovavano ovunque. Ma un'origine semidivina non fa mai male, o almeno non subito. Quando ero molto piccola, mio padre ordinò che fossi gettata in mare. Non ho mai compreso il perché. Ma ora sospetto che avesse saputo da un oracolo che avrei tessuto il suo sudario. Avrà pensato che se mi avesse uccisa prima non avrebbe avuto un sudario e non sarebbe morto. Potrebbe aver ragionato così. In questo caso affogarmi era un tentativo di realizzare il comprensibile desiderio di proteggere se stesso. Si era sbagliato. O forse era sbagliato l'oracolo. Spesso gli dèi parlano troppo sottovoce, perché non si trattava del suo sudario, ma di quello del padre di Odisseo. Se la profezia era questa, allora si è avverata, ma tessere quel sudario mi servì più tardi nella vita. Ora non si usa più insegnare il lavoro manuale alle bambine, lo so, ma per fortuna ai miei tempi non era così. È sempre utile avere le mani occupate, così se qualcuno fa un'osservazione inopportuna si può fingere di non aver udito e non si deve rispondere. Ma forse la mia idea dell'oracolo e del sudario è infondata. Forse l'ho semplicemente inventata per sentirmi più tranquilla. Sento tante chiacchiere ora nelle grotte e nei prati e talvolta mi è difficile capire se il bisbiglio provenga da altre voci o da quelle che ho nella testa. Uso la parola testa in senso figurato. Quaggiù facciamo a meno della testa come tale. Qualunque sia stata la ragione, ciò che conta è che fui gettata in mare. Mi è rimasto il ricordo delle onde che si chiudevano su di me. Del respiro che abbandonava i miei polmoni, del suono di campane che si dice sentano quelli che stanno annegando. No, me lo raccontarono in seguito. C'è sempre un'ancella, una schiava, una vecchia nutrice, un intrigante qualsiasi pronta a riversare su un bambino il racconto delle prepotenze orribili che gli hanno inflitto i genitori quando era troppo piccolo per ricordare. È un episodio poco entusiasmante, che non migliorò i rapporti con mio padre. Attribuisco a quella vecchia storia, all'esserne venuta a conoscenza, la responsabilità del mio ritegno, della mia diffidenza nel giudicare le intenzioni altrui. Era stato sciocco mio padre a cercare di annegare la figlia di una naiade. L'acqua è il nostro elemento per diritto di nascita.
Anche se non siamo grandi nuotatrici come le nostre madri, abbiamo un modo speciale di ondeggiare sull'acqua e buoni amici tra i pesci e gli uccelli marini. Fu uno stormo di anatre striate di rosso vivo a salvarmi e a trascinarmi a riva. Dopo quel presagio, che altro poteva fare mio padre? Mi riprese con sé e mi diede un soprannome, Anatroccola. Non c'è dubbio che si sentisse colpevole di un'azione che solo per caso non aveva compiuto, tanto da diventare fin troppo affettuoso nei miei riguardi. Mi era difficile ricambiare il suo affetto. È comprensibile. Camminavo per mano a un uomo che era mio padre sulla sommità di una scogliera o sulla riva di un fiume o lungo un muretto e mi coglieva il pensiero che avrebbe potuto decidere all'improvviso di spingermi o di colpirmi a morte con una pietra. In quelle circostanze mostrarmi tranquilla era una sfida. Al ritorno dalla passeggiata mi chiudevo nella mia stanza e piangevo fiumi di lacrime. Gli eccessi di pianto, ora posso dirlo, sono una debolezza di chi è nato da una naiade. Ho passato un quarto della mia vita terrena piangendo. Per fortuna allora si portavano i veli, aiutavano a nascondere gli occhi rossi e gonfi. Mia madre, come tutte le naiadi, era bellissima, ma il suo cuore era gelido. Aveva i capelli ondulati, le fossette, una risata argentina. Era sfuggente. Da piccola spesso cercavo di abbracciarla, ma ricordo che aveva un modo speciale di ritrarsi. Mi piace pensare che sia stata lei a chiamare quello stormo di anatre, ma probabilmente non è così. Preferiva nuotare nel fiume che accudire i bambini piccoli e spesso si dimenticava di me. Era stato mio padre a gettarmi in mare, ma lei avrebbe potuto lasciarmici cadere in un momento di distrazione o di impazienza. La sua capacità di attenzione era scarsa e cambiava rapidamente stato d'animo. Da quanto ho detto, si può dedurre che fin da bambina fui costretta a imparare presto le virtù, ammesso che siano tali, dell'autosufficienza. Non potevo non capire che avrei dovuto badare a me stessa nella vita. Non potevo contare sull'appoggio della famiglia. No, veramente è bellissimo. Vi leggo l'ultima parte, che è sempre comunque dell'introduzione, che è il coro, che questa volta è un coro più narrativo. E è il coro delle 12 ancelle uccise da Odisseo. Anche noi eravamo bambine, anche noi siamo nate da genitori sbagliati, genitori poveri, genitori schiavi, genitori contadini, genitori servi, genitori che ci hanno vendute, genitori ai quali ci hanno strappate. Quei genitori non erano dei, non erano semidei, non erano ninfe o naiadi. Da bambine siamo state portate a lavorare a palazzo. Sgobbavamo dall'alba al tramonto, da bambine. Se piangevamo, nessuno asciugava le nostre lacrime. Se dormivamo, ci svegliavano a calci. Dicevano che non avevamo una madre. Dicevano che non avevamo un padre. Dicevano che eravamo pigre. Dicevano che eravamo sporche. Eravamo sporche. La sporcizia era la nostra preoccupazione. Era il nostro mestiere, la nostra specialità. La sporcizia era la nostra colpa. Eravamo le ragazze sporche. Se i nostri padroni, o i figli dei nostri padroni, un nobile visitatore, o i figli di un nobile visitatore volevano dormire con noi, non potevamo rifiutare. Era inutile piangere, inutile fingersi ammalate. E tutto questo succedeva durante la nostra infanzia. Se avevamo un bell'aspetto, la nostra vita era peggiore. Macinavamo la farina per suntuose feste di matrimonio, poi mangiavamo gli avanzi. Noi non avremmo mai avuto una festa di matrimonio. Nessuno avrebbe offerto ricchi doni per avere noi in cambio. I nostri corpi avevano poco valore. Ma anche noi volevamo cantare e ballare. Anche noi volevamo essere felici. Man mano che crescevamo, diventavamo raffinate e ambigue. Diventavamo maestre nel mascherare il sarcasmo. Dimenavamo i fianchi, ci nascondevamo nella penombra, ammiccavamo,
Mandavamo segnali inarcando le sopracciglia fin da quando eravamo piccole. Ci incontravamo con i ragazzi dietro il porcile, nobili o ignobili che fossero. Ci rotolavamo nella paglia, nel fango, nel letame, sui letti di morbido vello che preparavamo per i nostri padroni. Bevevamo il vino rimasto nelle coppe, sputavamo nei piatti di portata. Tra la sala illuminata e il retrocucina buio, rubavamo pezzi di carne e ci riempivamo la bocca. Ridevamo durante i nostri incontri notturni nel sottotetto. Arraffavamo quello che ci riusciva. No, è bellissimo, veramente. Il canto di Penelope di Margaret Atwood. Super, super consigliato. Ciao!